Allora, noi, professor Mascolo, ci troviamo, diciamo, di fronte a un testimone oculare vivente, uno dei pochi veri da specificare e precisare, che è il fratello di Franco Mascolo, colui il quale si è evidenziato, si è messo più in evidenza per quanto riguarda l'allenatore di Mennea. Ma dietro c'è stato tanto tanto lavoro di un'organizzazione, di un'associazione di atletica, che ora il professore ci dirà a tutti, chi seguirà sul video, che cosa è questa maglia che stiamo presentandovi. Quindi professore, io voglio che devi dire alle persone che ci ascoltano che questa è una maglia dove Pietro Mennea ha vinto campionato italiano, guarda la telecamera, il campionato italiano nel 1971-72, non mi ricordo bene. E questa maglia è stata donata a mio fratello Franco, che poi l'ha donata a me per il lavoro che io ho svolto insieme a lui nella preparazione, nell'assistenza morale, tecnica e compagnia. Allora, poiché il professor Franco Mascolo, che noi conosciamo tutti quanti, ha sempre presenziato personalmente tutto, per riconoscimento al fratello che ha svolto, come si suol dire, un grande lavoro, diciamo oscuro, chiamiamolo così, perché poi tutto il lavoro effettivo di allenamento di Pierino, quando ancora giovanissimo, è passato per l'attenzione del professor Rino Mascolo. E di Franco Mascolo. Quindi, questo è un omaggio quasi unico fatto da Franco al fratello, perché non avendo altro riconoscimento gli ha dato una maglia dove Pietro Mennea ha vinto il campionato italiano. Ecco, questo è pezzo unico, se la tiene cara cara il professor Mascolo, che nemmeno la volevo uscire, però quando ho detto facciamocela vedere agli italiani, e ai molti che si sono presi i meriti, quanta gente che non vale niente, non ha mai valuto niente, si è messo in mezzo solo per prendere dei meriti immeritati. Quindi professor, teniamo ancora in mano la maglietta. Sì. Io da presidente della Proluco, significa che devo, diciamo, promuovere tutte le situazioni che succedono e sono successe in passato. Voglio che ci parli un po' della vita privata di Pietro, perché io so che Pietro, per sentito dire, ed essendo anche un amico mio, non era molto aperto, espansivo. Voglio che ci racconti come lui ha lottato per la fame, per i soldi, perché non veniva da una famiglia benestante, ma bensì lui doveva sacrificarsi a sodo per tirare a campare, per portare qualche soldo in tasca. Voglio che lo dici tu, che hai vissuto da vicino. Come hai ben detto, Pierino non veniva da una famiglia, da una famiglia di benestante, da una famiglia, diciamo, normale, però che si è trovato improvvisamente, si è trovato diciamo, non dico in miseria, ma si è trovato in cattive condizioni, nel senso che il lavoro che il padre faceva di sarto non è stato più apprezzato con l'avvento dei vestiti, diciamo, vestiti già confezionati. Per cui la sartoria è venuta lì, tenendo anche presente che il padre Mennea era uno dei sarti più rinomati di Barletta e aveva molto lavoro, però con questa confezione che è uscita da fuori si è trovato in situazioni un pochettino critiche. Il figlio nell'atletica ha guadagnato qualche cosa, però ha guadagnato quando ormai il padre l'avevano già sistemato all'ospedale e i fratelli erano stati già sistemati, per cui lui ha avuto un pochettino di miseria, l'ha saputo affrontare, l'ha saputo affrontare molto bene. La rabbia che lui aveva nel cuore, nell'ira, dovuta appunto a questo fatto qua, che lui questa rabbia la esternava correndo. E correndo lui ha fatto tutti i suoi
suoi migliori tempi, ha fatto tutto come campione. Non dimentichiamo che lui è stato campione del mondo, primo artista del mondo, campione europeo, e ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. E noi di Barletta siamo profondamente grati a questo suo impegno. Lui ha lavorato presso parecchie società italiane, ha gareggiato nel Ferrero Levatori in Bari, nell'Arco Rieti, nel Sis Sport Torino e poi nell'aeronautica, insomma ha cercato sempre di barcavenarsi. E lui, oltre ad avere questi rapporti societari, ha avuto anche dei rapporti con i giovani, perché lui parecchie volte è venuto nella mia palestra, è venuto ad allenare i ragazzini, e c'ho anche qualche fotografia che dimostra che lui è venuto, ha allenato e si è fatto notare, si è fatto voler bene dai ragazzini, perché i ragazzini sapevano che lui era un campione, allora si sentivano tutto orgogliosi della presenza di questo ragazzo qua. Io, professore, scusami se scendo un po' alle radici di una certa situazione, di un discorso che poi sono cose successe vere, per sentito dire da amici stretti e tuoi colleghi, anche professori di educazione fisica, che frequentavano la vostra associazione dove tu eri presiedevi, cioè che avete avuto un attrezzo olimpico grazie a Mennea, e Mennea lo ha subito, no, diciamolo questo fatto, no, non è pettegolezzo, questo è perché ancora Mennea, essendo estraneato da tutti, e i guadagni che si facevano in atletica non gli venivano riconosciuti dagli italiani, ma bensì oppure dai meridionali, ma venivano riconosciuti, io so, anche da Marcello Fiasconaro, dove quando si spostava con tutta la famiglia gli pagavano a seguito suo e della famiglia tutte le spese di venuta e ritorno dal suo paese da dove lui si spostava. Al che è anche onesto che Pietro Mennea chiedeva in tutto e per tutto, cercava di riascimolare moneta in qualsiasi maniera, quindi non è una cosa brutta, è una cosa bella, perché lui pretendeva quell'attrezzo. Quindi voglio che lo dici tu, perché ma dillo con parole semplici, senza avere nessun problema. Mennea, la federazione aveva deciso che Mennea, quando stava a Barletta, dovesse fare i pesi. Quindi la federazione gli ha fornito i bilancieri, gli ha fornito i pesi, gli ha fornito tutta l'attrezzatura necessaria per robustire i suoi muscoli, che lui era in mingherlina, aveva bisogno di una muscolatura possente per poter correre in certo modo. E la federazione gli è stata riconoscente, gli ha dato il benestare dell'attrezzatura. Poi questa attrezzatura l'abbiamo soffritta anche noi della società, perché avendo a disposizione l'abbiamo messa a disposizione dei ragazzi e delle ragazze della nostra associazione. Quindi va bene, non hai detto, ma lo dico io perché il professore non lo vuole dire, questo attrezzo che la federazione aveva dato all'associazione dove Mennea si allenava e faceva parte, sì, lui in ogni modo l'ha voluta fare sua personale, e loro gliel'hanno ceduta. Poi non si sa che fine abbia fatto. Quindi ora noi, professore, esibiamo qualche fotografia che tu ci hai portato, che gentilmente Fabio ci prenderà. Dov'è sta la busta? Ecco, prendici Fabio quelle fotografie. Questa la mettiamo qua, chissà se viene dietro. Salutiamo tu me le dai uno per volta, io la esibisco, tu ti prego di spiegarmi chi sono i personaggi che stanno qui. Io, Mennea e Ostuni. Ecco, in questa fotografia c'è il professore qui presente con dei nomi
Mennea e Ostuni. Mennea e Ostuni, era un altro che si allenava. Di atleti. Poi come il discorso che abbiamo detto prima, che i ragazzi venivano nella palestra, qualche volta Mennea si allenava con loro, questi ci sono due ragazzini che si sono... Mennea all'inizio della carriera, del successo, dove tutti i ragazzini entusiasti si volevano far fotografare con Pietro Mennea e diciamo con il campione si faceva qualche giro di campo, come ha sempre fatto poi Pietro, che ha sempre affiancato e trainato anche i ragazzini. Questo Mennea con un gruppo di atleti che assieme al professor Garrib, del fondo professor Garrib, era Maria Cavracchio, lei io non ci sto perché stavo facendo la foto. Allora, qui in questa foto, Mennea con i ragazzi, dove c'è il professor Garriba che è riconoscibilissimo, l'altro non mi ricordo come hai detto. Maria Capaccione, sempre professori che hanno voluto e sono sempre stati vicino al campione, a Pietro Mennea. Questa è un'altra foto in cui si riconoscono. Così si riconosco, io inginocchiato, poi mio fratello Franco. Allora, in questa fotografia di gruppo sono riconoscibili il professor Franco Mascolo, Angelo Marchisella, anche un altro grosso atleta, palmettano, campione italiano, Vittori. Carlo Vittori, che l'ho preso in consegna a Roma, il signor Savino Albanese, detto molto amichevolmente il Cavallo, che era un altro trainer di Pietro Mennea, il professor Mascolo, Mennea, Cosimo Puttilli, il papà di Pietro Mennea, Michele, non mi ricordo. Vabbè, questo signore qua con i baffi è riconoscibile, e Ostuni, avviciniamo la foto così chi dopo avrà il piacere può anche ingrandirla. Va bene? Ok. Questa è una foto fatta con Mennea quando era nell'Avis Barretta al campo sportivo con tuo fratello. Con mio fratello al campo sportivo di Bar, la volta della vittoria. Pietro Mennea con il professor Franco Mascolo, che secondo me è stato definito il professor Franco Mascolo, il fratello di Rino, qui presente, colui il quale ha preso per mano Pietro Mennea per i primi passi, lo ha preso dalla strada dove Pietro Mennea giocava a pallone e lo ha portato con Angelo Marchisella nel campo Lello Simeone. Ecco, Pietro Mennea e Franco Mascolo. Questa è lo stesso, un'altra fotografia di Pietro Mennea con... Questa è un'altra foto di Franco Mascolo e Pietro Mennea, ecco. No. Io però voglio dire una cosa, con molto dispiacere ma con piacere. Il professor Giro Mascolo non è sempre presente perché lui era il fotografo. Cioè quindi o faceva la fotografia oppure stava in posa con Mennea, quindi... Vuol dire che noi ti metteremo tante volte, anche quando tu non ci sei, loro ti faremo apparire comunque. Anche non vale voto. Io ero quello che dovevo tenere a bada tutti i bambini che stavano vicino. Certo. Per cui io ero quello che dovevo tenere a bada tutti gli altri, come il gruppo che vedi, si mettono tutti quanti in posa. Certo, era un altro, tu eri oltretutto anche un organizzatore dei bambini. Oltre a fare formazione atletica, gli facevi formazione di silenzio, di raccoglimento. Li dovevo tenere a bada, in modo che non facevano chiasso, non intervenivano addosso alle altre persone, non facevano. Quindi, professore, io ti voglio bene molto fraternamente, innanzitutto perché ci hai onorato della tua presenza qui. Ci hai fatto rivivere un'ora di Mennea, dove anche Pietro Mennea è stato qui con noi, però scappa e fuggi qua dentro, non siamo mai riusciti a fare delle fotografie perché mancava il nostro operatore, che è bravo lui, il nostro Fabio, dove organizza, fa tutto, perché sente, è amatore, ma non è che è al servizio di nessuno, piace conservare e avere delle fotografie. Io voglio
diciamo, dire a chi si è preso i meriti senza aver avuto nessuna praticamente non c'entrava niente, cioè di dirlo pubblicamente che è un intruso, si è messo in mezzo solo per mettersi in vetrina. Ma i veri attori, i veri autori della formazione campione mondiale di Pietro Paolo Mennea da Barletta, detentore per circa 17 anni e passa di un record fatto a Città del Messico, non, cioè lo hanno superato gli atleti moderni, che non sappiamo con quali mezzi. Siamo sicuri che il nostro paesano campione Pietro Mennea ha detentore di questo grosso risultato di tempo, lo ha vinto in una maniera naturale, ecco, diciamo solo questo, dove aveva avuto anche come concorrenti Wells, che è stato soffiato proprio per un pelo di capello. Wells, campione olimpico sui 100 metri a Mosca, e fu soffiato per un attimo da Mennea sui 200. Dal super campione che ha recuperato niente che per po' di meno circa, che tempo, Fabio? Lo chiediamo a te, che mi hai 3-4 secondi, no, 19,79. Ah, 3 no. Secondi gli ultimi tre passi, ma sì, ha recuperato dietro Wells 19 secondi, e non è da tutti, perché poi dopo tutti conosciamo le caratteristiche di Pietro Mennea, che lui aveva un grande recupero subito dopo la curva, quando a metà percorso lui recuperava e assaliva e saltava su tutti e per tutti. Gli altri rallentavano e lui accelerava. Gli altri avevano già vinto e lui, Mennea, partiva, ecco perché arrivava prima, perché è stato sempre uno che ha creduto per diventare campione. Nei suoi mezzi e nella sua forza, sempre creduto in questo. Io ti ringrazio, Gino, per... Noi siamo umili, tuoi servitori, perché ci hai portato questo servizio che noi non sapevamo, cioè, e poi per dare proprio uno schiaffo morale a chi si mette in mezzo senza che c'entra niente, caro professore. Io poi che ho vissuto con Pietro quando ero ragazzino e l'ho visto personalmente correre, a fare la corsa con la macchina, che l'ho spiegato nel filmato, che dopo che abbiamo un po' di tempo te lo faccio vedere, dove hanno fatto gli altri cortometraggi, gli altri che hanno copiato da quello che io ho detto, da ricerche fatte da voi, dal popolo, da chi correva con Mennea e altri, dicendo che Mennea molte sere di sabato correva con gli HF, Jaguar, Porsche, partendo insieme e arrivando prima. Ha scommesso una volta 50.000 lire. Lui non era ancora campione, si allenava in quel periodo, voglio ripeterlo per chi non ha visto quel filmato, con l'HF di Gennaro Palladino, grande, diciamo, appassionato di corse, eccetera, no? Allora lui, che era un super pilota, volle misurarsi con Pietro Mennea. Pietro Mennea disse: vabbè, però ci scommettiamo 50.000 lire che io non ho. Allora noi facemmo la questua, unimmo le 50.000 lire per darle, eventualmente Mennea dovesse perdere, a Gennaro Palladino, che con l'HF strisciò, sgommò, fece tutto il possibile per vincere. Poi alla fine, al traguardo, Pietro Mennea, su mi pare 100 metri, arrivò con 4-5 metri prima dell'HF. Gennaro Palladino scese, presi personalmente la 50.000 lire da Gennaro e gliela detti a Pietro Mennea. Mentre un altro scomparso, zio Dante Pesciventolo, per la gioia di aver assistito a questa, diciamo, a questa grossa gara, gli prese 500 lire di tasca sua e disse: tieni, grande campione. Si baciò e gli regalò, dicendo: figlio mio, io 500 lire ti posso dare, però prendila con tutto il cuore, perché ti meriti tutto. Forza, vai avanti. E noi tutti quanti uniti prendemmo in trionfo Pietro Mennea,
magari se qualcuno vede, c'ha qualche foto di quelle che sono ormai foto storiche, ma non c'erano le macchine fotografiche, noi i telefonini, uno doveva prendere la macchina fotografica. Milillo era sempre presente. Io dopo cercherò di passare da Angelo per vedere eventualmente se qualche sera di quelle si è trovato all'occasione di questo. Poi oltre a questo ci sono state anche molte lontane che hanno voluto bene in Venia e gli hanno regalato parecchie cose. Per esempio c'era Pierino la Bettola, che quasi ogni sera lo invitava a mangiare quando lui stava qua. Filippo Sarcinelli, che aveva il Due Palme, il ristorante Due Palme vicino Villa delle Palme, Villa qui. Delle Palme, Via Imbriani. Sì, Villa delle Palme. Poi c'erano parecchie persone, i fratelli Marzocca che sostenevano anche a spese. E fecero anche la coestua per comprargli anche un televisore che fu dato alla famiglia, per seguire il figlio quando era in televisione. Diciamo onore e merito anche al professor Lattanzio, colui il quale è stato l'autore. Una dimenticanza. No, vabbè, no, niente. Una dimenticanza non voluta, e fra i tanti personaggi che succedono nella mente, allora qualcuno sfugge sempre. Il professor Lattanzio è stato un grande presidente dell'Avis Barletta e per mezzo di lui, della sua organizzazione, lo sport, l'atletica Barletta ha avuto un riconoscimento oltre che per Venia, anche a livello regionale e nazionale. Abbiamo avuto una grossa squadra di marcia che era rappresentata da Barile, e aveva vinto, mi pare, o due o tre titoli italiani di marcia. Poi ragazzi che nel salto in alto, nel salto in lungo, nel lancio del peso, che si sono distinti in questa attività, diciamo, amatoriale. E questo è grazie alla predisposizione del professor Lattanzio, che ci ha creduto e ci dava anche i mezzi per poter allenare, per poter partecipare alle gare. Perché non era mica facile, tu, per esempio, io dovevo andare a Milano a gareggiare, mica poteva andare, diciamo, in terza classe, loro stavano alla terza classe, dovevo prendere la seconda e dovevo pagare tutto il professore, tutta l'associazione doveva pagare l'incontro a queste spese che la società sosteneva per Mennea e per tutti gli altri. Cioè, in poche parole, cioè per essere più fattibili, Pietro Mennea e l'associazione dove lui si appoggiava ormai avevano finito i soldi per partecipare, per mantenere, per comprare le scarpe, per comprare il vestiario di atletica. Quindi Mennea, iscritto all'Avis, dove il presidente era il professor Lattanzio, doveva far forza al professor Lattanzio, che grazie a lui aveva i quattrini. Quindi poi vedeva che il ragazzo si distingueva, se ne andava da solo, quindi non ha avuto problemi a ben figurare. Quindi anche grazie a questo grande uomo che ha scoperto e ci ha fatto ora, stasera, parlare di un grande campione. Poi oltre a questo, se io tenere in considerazione un altro fatto, che noi, io e mio fratello, avevamo il gruppo maschile dell'Avis, però c'erano delle ragazze che volevano partecipare all'attività agonistica e creammo l'associazione amatore atletica di Barletta esclusivamente per le ragazze, e quindi aveva avuto campionesse regionali, nazionali di giovani donne che si sono distinte nei campi dell'atleta, nei campi del salto in lungo, del salto in alto, del lancio del peso, della marcia. Esatto, anche dal punto di vista femminile ci siamo difesi abbastanza bene.
Quindi, signori, diciamo quasi concludendo, voglio esprimere più evidentemente l'idea del professore, perché 40 anni fa Barletta non esisteva e né veniva riconosciuta in nessuna città d'Italia, non del mondo d'Europa, non la conoscevano. Quindi grazie a questo, prima a Cosimo Puttilli, che è stato campione europeo, poi dopo Puttilli o insieme contemporaneamente Angelo Marchisella, che è stato anche lui fra gli scopritori di Pietro Mennea, aggiustando le strade, Angelo Marchisella vide giocare questi ragazzi a Piazza Vaglio, qui a Barletta. Siccome lui si allenava nel campo sportivo vecchio, aveva notato in questi ragazzi, o cercava i ragazzi per portare a fare atletica, invitandoli al campo vecchio. E si presentarono Pietro Mennea, Pallamolla, Gamba Tesa e Acqua Fredda. Di questi qua poi rimasero tutti e quattro e fecero anche la staffetta, provarono. Poi gli altri, ognuno ha preso la strada sua. Pietro Mennea, che si è distinto con le proprie forze, è rimasto ed è diventato quello che abbiamo detto precedentemente. Quindi Mennea è stato trainer di tutti, non solo dell'atletica, ma anche dei pugilatori, anche dei lancisti di peso, cioè dei lanciatori. Di tutto, perché il nome glorioso di Barletta, grazie a Mennea, che veniva portato in tutto il mondo e dintorni, grazie a Mennea che è stato poi lui il richiamo di tutti gli altri ragazzi che anche barlettani si sono distinti, però non hanno raggiunto quei livelli di Pietro Mennea, però Barletta è stata riconosciuta grazie a Mennea e a questi ragazzi che poi dopo si sono in un certo qual modo dedicati di più con l'inserimento del campione. Professore, io ti saluto, salutiamo i telespettatori, a risentirci. Sapete, se avete notizie nuove di gente che ha vissuto, che ha partecipato con un computer, contattateci e noi siamo orgogliosi di mettere in evidenza realmente chi ha vissuto con un campione direttamente. Ciao professore. Ciao. Grazie. Poi c'è da dire una cosa, che Marchisella assieme a Barin andava a caccia di ragazzi che volevano fare l'atletica, che volevano fare la marcia. Quindi Mennea all'inizio, il primo mese, ha fatto anche un mese di marcia. Eh sì, vabbè, si è in un certo qual modo. No, lo scopo di portare a fare la marcia lunga, sì. Eh sì, perché Marchisella. E allora, quando poi lo vedemmo che quello correva, dice, Angelo, non insistiamo, questo qui facciamo fare la velocità. E lui va appena la cosa. Va bene. Ciao, grazie, buonasera. Sì. Di nuovo. Ciao, questo è più fotografico di cose. Ciao, salutiamo.